Le disavventure fanno parte dell'esperienza umana, ma quando le disavventure arrivano senza Dio, è molto peggio. Grazie a Dio che il Signore opera, spiana la strada, coordina gli avvenimenti in maniera che quando stanno per arrivare questi momenti difficili già ci sia dentro la presenza, la fiducia, la speranza del Signore. Quindi è buono servire il Signore il più presto e nel miglior modo possibile. Amen. Noi siamo edificati quando il Signore ci onora servendosi di noi per trasmettere qualcosa di buono, per assolvere bene questo compito. Comportati da uomo. Per edificare il Tempio bisogna essere uomini, uomini, maschio o femmina. Salomone, io penso che era già un uomo, perché io penso che quando Salomone fu unto re e Dio gli apparve, gli disse: che cosa vuoi che io ti dia in vista di questo nuovo ruolo che devi ricoprire? E lui ha detto: io sono un ragazzino, io non sono all'altezza di condurre questo grande popolo, e che ti chiedo di darmi sapienza, saggezza. Io credo che lui chiese questo perché era già saggio. Infatti Dio gli disse: bravo, mi fa piacere che tu abbia chiesto questo, perché tu avresti potuto chiedere vittorie facili, la morte dei tuoi nemici, ricchezze, prosperità. Invece hai chiesto saggezza, vuol dire che tu già sei saggio, e poiché tu sei saggio, io ti farò diventare uomo. Noi dobbiamo crescere. Un servo di Dio ha detto che la preghiera è l'ossigeno dell'anima. Devi crescere e crescerai pregando. Abbiamo bisogno di crescere, e per crescere dobbiamo ossigenarci, dobbiamo alimentarci. La Bibbia è pane quotidiano, non è torta per le occasioni speciali.